Eccoci qui, siamo in diretta 38 minuti dopo le 9. Poi tra qualche istante vi devo parlare di una cosa meravigliosa, di viaggi. Grandi offerte studiate esclusivamente per voi, amiche e amici di Overture di Radio Yes. Buongiorno ancora a Claudio Crespina, il dottor Crespina ci sta parlando di astrologia moderna. Lui è tra l'altro l'astrologo che inserisce questo elemento nuovo che è il Nadir, e c'è appunto il sito che fa riferimento a questo elemento, scusate la rima cacofonica, www.ilnadir.com. Ci siamo lasciati con Madre Teresa di Calcutta. Sì, beh, un approfondimento era interessante. Questo è il quadro astrale. Anche qui, credo così, vero? Ecco, perfetto. Anche ci qui siamo, abbiamo no? a che fare con l'orario di nascita, come tu ormai hai ampiamente sottolineato. Anche qui c'è una doppia versione della nascita, che, diciamolo tu subito, se fosse diversa come orario sarebbe stata Sagittario e quindi sarebbe stata la santa di cui tutti parlano. In realtà la nascita è Scorpione e quindi, per quello che mi riguarda, l'aggettivo santa se lo dovrà ancora guadagnare. Stiamo cercando nel nostro archivio, ovviamente lo faremo nei giorni prossimi, questa intervista con colui che tradusse il libro di Hitchens, Madre Teresa, le problematiche dal punto di vista religioso, le sue problematiche dal punto di vista religioso. Lui fa un ragionamento approfondito, perché veramente si schiera. Il libro è praticamente la posizione della missionaria, teoria e pratica di Madre Teresa, e ne dà una frase che definisce, dice: ero arrivato alla conclusione che fosse una non tanto un'amica dei poveri quanto amica della povertà. Della povertà, questo lo disse Hitchens, sì. E che lascia il segno, è una frase che va capita, che spiega intanto la Vergine e la spiega profondamente. Io metto nel tema, è una Vergine Persefone. Beh, se guarda, ora senza generalizzando il concetto, la povertà è un altro grande business, voglio dire. Forse è il più grande business. Perché lei non più grande della guerra. Non so se sai, ma a lei gli viene data all'inizio una limousine o qualcosa del genere, una macchina importante che giustamente dalle strutture religiose gli viene data, e lei dice: ma io che cosa ci faccio? Disse, risponde: beh, te la puoi vendere. La verità è una cosa complessa, ma no, raggiungibile, ci mancherebbe altro, ci vuole impegno, onestà. Sai, l'accesso astrologico questo dà una patente. Poi c'è chi dice: però è vero, lei si è curata, ma la sua longevità è stato davvero uno strumento nelle mani di Dio e a favore dei poveri. Sai da dove parto io? Parto da una lesione potentissima nel suo tema, sai qual è? La morte del padre nella vita, perché è morto a 8 anni, e quindi lei nessuno può. Lei aveva 8 anni quando è morto il padre, e nessuno non subisce un trauma per quello. Ci mancherebbe altro. Al di là del fatto che poi lei nasce in Jugoslavia in un momento particolare, anzi in Albania. Quindi nasce sicuramente in un posto, in una situazione di estrema povertà, e tutto questo chiaramente può essere fonte di grande ribellione, soprattutto quando viene a mancare poi l'unica fonte di sostentamento. Lei praticamente lì ha una lesione, perché oltretutto c'è quel Saturno che poi rappresenta la figura paterna, opposto tutta la vita, presupposto di un processo contro le autorità. E lei non a caso si è messa, diciamo, al di qua del Vaticano. Poi direi che se vogliamo è la stessa storia, diversamente, di Padre Pio, nel senso: ma perché poi, la domanda che mi faccio da comune mortale, ma per quale motivo poi tutti questi cosiddetti santi o persone che hanno dato la loro vita a un credo religioso poi non stanno dentro la Chiesa? Com'è che poi vivono al di qua? Tant'è vero che anche lì Padre Gemelli ha dovuto fare interrogatori fiume, ne abbiamo visto un'interpretazione bellissima di Castellitto, insomma, sì. Perché questa gente, perché la Chiesa che vuole, che noi crediamo per fede, poi lei non crede per fede ai suoi adepti, i più grandi, quelli che gli hanno dato perché vuole dimostrare con la razionalità
una cosa che invece chiede a noi esseri comuni di accettare con fede. Che ne pensi? No, questo è un punto di discussione straordinario, universale, è vero. Se la Chiesa la sua forza l'appoggia sulla fede, però quando deve dimostrare un evento all'interno dei suoi adepti, dei suoi figli più umili, più veri, e fa ricorso all'estrema razionalità. Per non parlare dell'Inquisizione. Ci fermiamo qui, c'è la pubblicità e poi preparatevi, perché oltre a concludere, almeno per oggi, la discussione astrologica col dottor Claudio Crespina, ho da proporvi una cosa straordinaria.